lui quando parte fa così. Ciao a tutti e benvenuti agli strafatti di Pixel. Con il nostro appuntamento settimanale strafatti di indie. E andiamo alla scoperta di questo nuovo gioco. Nuovo per modo di dire. Cominciamo subito con la prima partita. No, era l'altra, la puntata della carta. Dopo dicono la massa di infatti. Ma è vero. I sassi allora, i sassi. Guarda che bei sassi che ci sono. Cioè, sono straforti quelli. Troppo forti. Decisamente troppo. Madonna mia. Bomba. 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 Ma salve. Ma buongiorno, amico mio. Mamma mia. Mamma mia, ma quanto danno fanno questi? Ma distruggono tutto questi. Dai, se non vinci così. Ah, volevo dirtelo. C'è bisogno di contraccuori. Che non ci saranno sicuramente, infatti. Grazie, mi hai fatto sentire la chiave del successo. Hai comprato una chiave. Cioè usi una chiave, sprechi i soldi e compri una chiave. Ha un suo perché. Un suo perché. Beh sì, secondo me ce l'ha un suo perché. Ma io volevo entrare lì. Vai tanto. Sì, certo. Magari. Tanto muore lui poi. Fatti. Vai, perché con una vita finisci. Eh beh, se cioè, si porta via mezza vita. Cioè, questo è più nuovo. Ah! Corri, corri. Su un rasoio. Oh! Per chi non lo sapesse, non ci ha seguito, questo gioco è particolare perché è bello. 1, 2, 3, 4, 5, ci sono 6 livelli. E ogni volta che succede un boss si va in un livello più basso, più scantinato. Aia. Ha fatto male. Scusami, la mia potenza fisica non ha uguali. Ma perché mi sparo addosso e mi si apre anche la porta? Cioè, perché sono fortunato. Sì, però. Sono fortunato. Ma quello sono porte segrete? Eh sì. Che non troveremmo mai altro. No. Perché devi sparare così nel muro. Buon sonno a tutti, amici e amiche. Trattori e gru. Trattori e gru. Fenicottere e bacinelle. Ah, se rompi le porte puoi uscire. Ma pensa. A te ogni volta che giochiamo scopriamo cose nuove. Probabilmente seguiteci perché faremo altri 10 gameplay di bandito. Non avevo idea. Quindi se fai esplodere le porte puoi scappare. Ma forte. Può per forse, ma no, magari sicuramente no. Si rompono. Perché c'erano le ragnatele. Vabbè, dai, è stato divertente. È stato bello? Io sono invece, non volevo dirlo. E volevo dirlo così apertamente. Perché hai la mente aperta? Ragazzi, bello. Sì, bravo, bravo. È il momento giusto di usarlo, era. Era il momento giusto di usarlo quello. È caduto il dito. Pin. Dai che questo fa niente. Vai così. La faccia non fa niente. Dai. Rispetto agli altri boss. Che sorpresa io ho avuto adesso. Il kinder sorpresa. E che mi ha ucciso quello. Mannaggia, che sorpresa. È una sorpresa per me. Una sorpresona. Scusate, ma mi devo un attimino mettere a posto. Mi devo sedere per bene. Per vincere il gioco. Sì, sì. Vai! Quindi raccontiamo un po' di questo Binding of Isaac. Ma dunque, c'è questo bambino che spara lacrime.
Esatto, perché a quanto pare la sua mamma l'ha chiuso. Sua mamma lo vuole vendere al mercato delle pulci. No, non esattamente, no. Ma diciamo una cosa del genere. Ah, non è così il gioco. E insomma, sta cercando di scappare. Lo vuole uccidere. Altrimenti caput. No. Allora, lui non piange. Secondo me, Quentin Tarantino farebbe un bel questo gioco. Sì. Ah, sei ciclope. Ah, sì, ah, sei, no, non l'ho mai visto. Sei bioculare. Ma non hai rotto la faccia, però. Grande schifo. Voglio un barolo. Ma puoi spingere le bombe? Grazie. Ehi, ma... fare con me! Mi dai la chiave, ma con me! La palla magica palla 8, cosa fa? Da una carta. Ti do un power up around. Perché è rosso? Adesso vediamo. No. Eccolo lì il povero. Trollololol. Sì. No. Insomma, questo gioco è strutturato in questo modo, che ogni volta che si parte... Un roguelike. Bravo, hai imparato un nuovo termine e lo stai usando completamente. Grazie, grazie. Papà che storo, te ne sono molto grato. Oh, devi uscire di là, Che buffone. No, ho richiamato mezzo cuore. Sei un buffone. Vai, andiamo al mostro. Andiamo al boss. Tanto ce la fai lo stesso. Boss, sì, boss, sì. Boss. Con tutte le partite che ti sei fatto. Dai, pin, dai. Dai, pin. Petronio. Vai, dai che ce la fai, dai. E finisce qua il nostro crediario. Oggi sono morto. Sono stato ucciso da quella roba, questa qui. Cosa. Vi vogliamo ringraziare, ragazzi, per aver guardato il nostro gameplay. Vi ricordiamo che domani, sempre alle 12 e alle 18, ci saranno altri due video. Mi raccomando, seguiteci, iscrivetevi, raccomandateci, likeggiateci. Raccomandateci a chi? Non lo so. Ai vostri amici. Ai vostri amici del cuore. Ci vediamo domani. A domani. Nel prossimo video. Alla solita ora. Ciao. Al solito posto.